Cominciamo. Cominciamo, entriamo nel vivo con le scintille. Andiamo all'inizio con la nostra serata e i primi artisti. Al decimo riconoscimento Giovanni Paolo II, Mirko Renier, il Molleggiato 2, cover band di Adriano Celentano. Lui fa parte di un percorso a noi molto vicino perché è uno degli altri rappresentanti di Artisti Uniti per la Solidarietà. Buonasera Mirko e bentornato. Ciao, grazie a te per avermi invitato, sono commosso perché non capita sempre di fare queste cose qua. Ma se lui o Celentano? Io ho difficoltà a riconoscerlo. No, questa è la mia voce. È la tua voce. Purtroppo. Mirko, tu sei stato con noi 2 anni fa, eravamo in una edizione pugliese di Artisti Uniti per la Solidarietà, era un momento molto delicato per te ma non ne voglio parlare, eppure da grande uomo sei stato qui, hai portato la tua musica e hai rallegrato tante persone. Sì, era un momento triste perché avevo la mamma che aveva dei problemi, posso dirlo tranquillamente, però sono venuto qua lo stesso e mi ha dato la forza di portare avanti tutto il resto. Allora Mirko, prima di chiederti qualcosa su Giovanni Paolo II, vogliamo scaldare questo pubblico di Biceglie e San Ferdinando della sì, nostra si provincia? Si potrebbe fare, io pensavo di cantare un brano che poi dopo io pensavo, però me l'hai detto tu, cosa devo fare? C'è telepatia. Com'era il cielo questa mattina? Azzurro. E allora? Ma la cantiamo tutti però. La cantiamo tutti, allora magari puoi raggiungere in platea Mirko Renier. Vuoi che vado giù? Certo. Magari facciamo un accompagnamento con le mani, cosa dici? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. È azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e
vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Grazie. Senti Natalino. Dimmi, dimmi Mirko, dimmi. No, torniamo qui sul palco. Mi sto un po' scaldando, hai capito? Perché io sono molto timido. Vuoi un po' d'acqua anche tu? Da fare cosa? Un po' di vino, no? Acqua. Senti Mirko, allora io so che questo cantante, diciamo, che tu porti in giro con la tua cover band Il Moleggiato 2, ha avuto anche l'onore di cantare davanti al Papa. Davanti a Giovanni Paolo II. Una canzone bellissima che tocca veramente il cuore. E che io vorrei cantare qua. Allora possiamo? La possiamo fare, sì. E questa non è una semplice canzone. No, questa è una canzone, piace anche a te. Certo. Ma è anche vuoi cantarla tu? No, no, è anche una preghiera e quindi questa la dedichiamo proprio a lui, okay. A Carol Wojtyła. Pregherò per te che hai la notte nel cuore, ma se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio e li vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai, sono con gli occhi miei, e nel mondo la sua luce e li avrai. Io t'amo, 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 oh, oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor, nel Signor. Io t'amo, 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 oh, questo è il primo segno che dà la tua fede del Signor, del Signor, la fede più bel dono che il Signore ci dà per vedere Lui. E
Grazie. Pelle d'oca, Non so se si è sentito, ma un po' di abbassamento di voce con questi tempi si suda, sai. Però dai, è andata. Come dice qualcuno, il cuore è quello che conta, sì. No? Poi d'altra parte stasera arriveremo a mezzanotte, no? Quindi a mezzanotte che succede? Così presto? Non lo so, penso. A mezzanotte che fai tu? Qua con te sono. Sì, ma c'è una canzone, come la fai? A mezzanotte. Ah, mezzanotte, sì. Sì. Allora. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che è splendido nell'ombra apparirà. Beh, allora abbiamo cominciato alla grande. Grazie Mirko. Grazie tanto. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Beh, che dire, possiamo, da Artisti Uniti, non possiamo che avere il presidente di Artisti certo. Uniti per la Solidarietà, ormai un amico di casa. Chi? Davis Manoni. Al decimo riconoscimento Giovanni Paolo II, Davis Manoni. Ormai sei di casa, conosci la strada. Un po' perverso lo è. Buonasera a tutti. Permettimi di dire, questo progetto termina qui, il tuo invece riprende il largo, la tua nave riprende il largo, perché tra qualche mese Artisti Uniti torniamo, farà il grande spettacolo. La prima sera che hanno aperto i teatri, che ci hanno dato il 100%, mi sono subito mosso per poter riportare Artisti Uniti per la Solidarietà in vita e per poter continuare a fare questo percorso di solidarietà, perché credo che, come dice una famosa frase, la solidarietà è l'unica cosa che non passa mai di moda. Certo. E questa solidarietà con uomini e donne che fanno della loro arte, della loro passione, della loro musica uno strumento per veicolare messaggi, la tua associazione ne ha reso una bandiera, perché voi farete questa iniziativa per aiutare un'opera oncologica, come ogni anno. Sì, si chiama un'associazione Altre Parole, è un'associazione che aiuta, che lavora all'interno dell'ospedale nel reparto di oncologia, e loro si occupano di lavorare sulla psicologia dei malati oncologici, perché con la loro testimonianza abbiamo scoperto che la malattia, il brutto male, si cura più psicologicamente che con la medicina. E allora, Davis, visto che parliamo di musica e artisti per la solidarietà, la tua cover band Perverso di Tiziano Ferro, ogni anno ci lasci un ricordo. A te la parola in musica. Facciamo qualche pezzo di Tiziano. Grande falso ventre, fingo l'allegria. Sei un grande diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che e crolla tutto ed io sono morto e nessuno se ne accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, aquile, anci, rimani te. Ed io mi chiedo ora che farai, che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione. Insulti per l'errore di un rigore e mi sento come chi sa piacere ancora alla mia età, e ringrazio sempre chi sa piacere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto, ma grazie a chi sa sempre perdonare. Sulla porta la mia età.
La notte fonda e la luna piena ci offrivano da dono solo l'atmosfera. Non l'amavo e l'amo ancora, ogni dettaglio e aria che mi manca, e se sto così sarà la primavera. Ma non regge più la scusa, no, no. Solo chi pensava quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando inverno è te. Tagli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose, na 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 na. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente, perlomeno a te ti permetto di sognare. Che pensava quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando è inverno e te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose, na 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 na. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente, perlomeno a te ti permetto di sognare. Se voglia di lasciarti camminare, scusa sai non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Mi fate vedere le mani? Tutti, 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 anche le prime file, vai! Come quando io t'ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, fa sparire tutti quanti in un secondo, come niente dopo il lungo inverno. Accettammo l'amore che meritiamo di pensare, pensiamo di meritare, per questa volta ci facciamo cose. Male, desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole cela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore, ho soltanto una vita, la vorrei dividere con te, che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto, incanto, istantaneo. I secondi lunghi quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me, il dolore tace incanto, incanto, semplicemente incanto. Sì, suo. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te, quasi una negazione. Se io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, me e te, è così chiaro che sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Mi fate sentire le mani? Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, come e te.
Uno sorride e dico, beh, l'altro piange cosa? No. E penso sia un errore se hai altre certezze, una vinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. C'è che me e te, elementare, da volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto, il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. E se la mia vita ogni tanto azzerasse l'inutilità di queste insicurezze, non te lo direi. Ma se un bel giorno affacciandomi alla vita tutta la tristezza fosse già finita, io verrei da te, da te, da te, da te, da te. Poi mi chiedi come sto, il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai? Bene, io come sto? Come e te? Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? No, me. E penso sia bellissimo, oh, penso sia bellissimo. È bravissimo! È stato bellissimo! Bellissimo, veramente! Quest'anno ho resistito. Quest'anno non me l'hai fatta, sei quest'anno stato di parola. Quest'anno non sono riuscito a portarti la canzone sorpresa. No, però hai scaldato il cuore del pubblico di San Ferdinando. Bene, bene, ringrazio anche Walter per aver ricreato la zona di casa mia, la pianura padana, con questa bellissima nebbia. Allora, volevo dire una cosa solo, Natalino, io voglio ringraziarti perché questa è l'ultima edizione e io non posso non spendere una parola per dirti grazie da amico prima che da presidente, perché proprio ieri sera facevo il conto, Artisti Uniti è stata premiata 5 volte qui al riconoscimento Giovanni Paolo II, credo sia l'associazione più premiata di questi anni, e quindi grazie, perché dandoci della visibilità non hai tanto fatto del bene a un cantante o a degli altri cantanti, Veronica, Silva, Max, Mirko, ma hai dato voce alla solidarietà, è la cosa che io tengo di più in assoluto, che è appunto poter fare del bene a chi ha meno di noi. E anche se il riconoscimento si fermerà qui, il legame tra le due associazioni continuerà, perché aiutare chi ha bisogno nel reparto oncologico è importante e quindi saremo sempre vicini. Grazie. Grazie, grazie mille a tutti, buona continuazione. Salutiamo Davis Menon. Allora, io quest'anno non l'ho fatto all'inizio perché volevo vedere se qualcuno mi rimproverava. Infatti mi hanno rimproverato, me lo aspettavo, sono svegli e vorrei fare come buon presentatore deve l'omaggio floreale alla mia carissima Antonella. Quindi invito a portare questo bellissimo, non siamo a Sanremo ma quasi ormai, un omaggio floreale per Antonella. Possiamo eventualmente liberare la mia conduttrice dall'omaggio floreale o restiamo qui fino a fine serata con i fiori? Grazie, sì, un applauso perché ai valletti. Grazie. Volevo le veline, mi hanno dato i velini questa sera, Natalino, mi è andata, scusa, male, hai visto? Colpa tua, Enzo. Natalino, allora, a Natalino permettimelo, adesso interrompo un attimino, devo dire due parole, ti devo ringraziare, tu lo sai, ci tengo tanto, quest'anno per me è un'edizione importante.